E ciao a Twitch, eccoci ancora qua. Questa volta faremo una imitazione utilizzando un materiale abbastanza insolito, di uso comune nelle ragazzine e ragazzini che fanno portachiavi, collanine, braccialetti, il classico Scooby-Doo rivisto e corretto nella forma, diciamo, moderna fra virgolette. Io utilizzerò un pezzo di questo materiale leggermente glitterato, di dimensioni abbastanza interessanti, diciamo almeno 1,5 mm di diametro. Faremo una piccola testa utilizzando del filo da costruzione e un marker indelebile per colorare leggermente l'amo. Procediamo. La colorazione dell'amo mi serve per rendere delle screziature all'interno di questo Scooby-Doo, da lì il nome Scooby Buzzer che darò a questa imitazione. Una volta colorato l'amo, prendiamo il nostro pezzettino di Scooby-Doo, lo inseriamo quel tanto che basta per non arrivare oltre la curva, altrimenti potrebbe infastidire il pesce in fase di abboccata. Tagliamo l'eccedenza e l'inseriamo oltre l'occhiello. Prendiamo il nostro filo da costruzione e facciamo la testa, che più che una testa vera e propria più che una testa vera e propria sarà un sistema di bloccaggio del nostro Scooby-Doo, altrimenti se ne andrebbe avanti e indietro per l'amo. Una volta fatta questa piccola, chiamiamola testa, andiamo a chiudere come al solito con il nostro annodatore, tagliamo con il lanciafiamme, togliamo l'eccedenza e praticamente il gioco è fatto, tutto qua è finito. Terminiamo utilizzando la nostra resina ad attivazione luminosa. Andiamo così a bloccare la testa in modo che non si sfilacci. La nostra imitazione è terminata, brutta ma buona. Direi di provare, perché senz'altro i pesci gradiranno. Fissiamo con la nostra lampada. Ed è finito.